Ciao leggine, ciao leggini, eccoci a una nuova lettura. Questa settimana l'ho cambiata perché giovedì inizia la rubrica dedicata all'oracolo del karma. Si chiamerà Pezzi di Karma, quindi andremo a fare delle guarigioni specifiche, useremo questo oracolo, eccetera. Quindi questa lettura settimanale non l'ho voluta fare solo con l'oracolo del karma, ma ho voluto usare tre miei oracoli, quindi l'oracolo del karma, l'oracolo dei numeri angelici o l'oracolo del channeling. A questo punto io vi chiedo di scegliere. L'ametista, il lapislazzulo o il quarzo rosa. Voi scegliete d'istinto, ora che non sapete, e poi io vi dirò. Se avevi scelto l'ametista, le carte per te sono dell'oracolo del karma. Se invece avevi scelto il lapislazzulo, il messaggio per te verrà dall'oracolo dei numeri. Se invece avevi scelto il quarzo rosa, allora il messaggio per te verrà dall'oracolo del channeling. 2 e 3. Andiamo a vedere un po' come viene questa lettura. Pronti? Iniziamo dalle ametiste. Ok, ecco le sistemo un po' così le vedete bene. Ok, iniziamo dalle ametiste. Per voi karma. Qui abbiamo la tavola, il giudizio e la legge dell'attrazione. Che abbiamo qui? Qui abbiamo una ferita che è il giudizio e abbiamo un luogo che è la tavola. E la legge di attrazione, che è un po' il perché si genera. Dentro di te c'è una polarità giudicante che deriva anche dai momenti conviviali, per esempio, magari quando eri piccola, a tavola, a casa, erano dei momenti magari molto belli che oggi ti mancano, oppure erano dei momenti faticosi. Che cosa rappresenta per te la tavola? Come vorresti che fossero le cene a casa tua? Serene, riuscite a parlare, ognuno mangia per sé. Andate a vedere queste cose e fatevi l'immagine mentale di quello che vorreste, ma non deve essere un'immagine stereotipata, deve essere un'immagine che vada a guarire la ferita del giudizio. Potrebbe essere che magari ultimamente le conversazioni a tavola sono più faticose, più giudicanti, magari voi vi sentite giudicati anche in momenti conviviali o magari non ve ne accorgete e siate un pochino giudicanti. Non fa molta differenza perché la legge di attrazione è all'opera. A livello diventa tutto molto più, come dire, serio, severo, cioè c'è poco da scherzare. Questa carta vi dice che siete voi ad attrarre questa situazione. Perché? Perché è una situazione karmica e la potete risolvere. Solo che chiaramente c'è un passato che dovete andare a comprendere, c'è una ferita che è dedicata a questa, quindi potrebbe essere dedicata a tutto quello che rappresenta anche la convivialità, vi piace andare a cena con gli amici, come vi trovate, eccetera. Analizzatelo a 360 gradi, analizzate la ferita del giudizio, andate a capire qual è il magnete interno a voi che fa sì che voi attraiate proprio questo. Ok, questa settimana è il vostro compito, mie care ametiste. Se invece avevate scelto il lapislazzulo, oracolo degli angeli, abbiamo 2, 19, 19 e 4, 4, 4. Un messaggio molto bello che vi parla di avere la consapevolezza di chi siete e di poter confidare in voi. Gli angeli lo fanno, gli angeli sono con voi. Questa settimana sentirete i vostri angeli custodi, i vostri angeli protettori al vostro fianco e quando avete bisogno di loro, ogni sera alle 19:19, puoi anche solo chiudere un secondo gli occhi, immaginare o visualizzare il 444, perché forse non ci hai mai pensato, ma come gli angeli usano i numeri per parlare con noi, noi possiamo usare il numero per parlare con loro, è una lingua. E quindi puoi visualizzare il 444 per richiamare i tuoi angeli che sono appunto tutti intorno a te. Può essere un'idea farlo tutti i giorni alle 19:19, quindi una settimana tutti i giorni e vedere che succede e soprattutto chiedergli la guarigione per la tua fiducia interiore. Potrebbe essere un periodo che avresti bisogno di avere più fiducia in te o di guarire la ferita dell'autostima o altre cose. Sulla ferita dell'autostima, se sei una lettrice di registri akashici, spero a settembre di avere una sorpresa molto bella per te. Quindi questo, mio caro lapislazzulo, è il tuo compito per questa settimana. Restano i quarzi rosa, quell'oracolo del channeling, sciamano, fanciullo e maestri stellari.
Questa settimana, mio caro quarzo rosa, fai channeling tutti i giorni. Puoi usare l'oracolo del channeling se non sei capace, questo strumento ti può aiutare. Se sei capace, fai channeling o fai channeling con l'oracolo che magari ti diverte. Devi connetterti con i fratelli delle stelle. Perché? Perché ti devono aiutare in questo. Questo è sbilanciato, quindi hai una parte fanciulla che non so bene quanto riesce a uscire, e una parte sciamana, curatrice profonda, che non so quanto riesce a uscire. Se stanno già uscendo, valle a dosare, vai a vedere se sono equilibrate. Stai solo apprendendo o stai anche guarendo? Stai solo guarendo, ma ti stai anche divertendo? Fatti delle domande e soprattutto falle ai fratelli delle stelle per chiedere una guida per equilibrare questi due aspetti di te, un aspetto antico, profondo, curatore, saggio, eccetera, un aspetto fanciullo, allegro, divertente, spensierato, che ha tanta voglia di viversi l'estate. Nessuno come i tuoi fratelli delle stelle possono aiutarti in questo. Questo è il tuo, perché okay, abbiamo messo, mettiamole su questo oggetto carinissimo, che è questo. Quindi questo è il tuo compito per questa settimana. Fammi sapere nei commenti se questa versione di lettura ti è piaciuta. Poveri fratelli delle stelle, li ho messi a guardare me anziché voi, eccoli. E che nel caso continuiamo. Che ne dite? Se non sei iscritto al canale YouTube di Legge della Magia, fallo subito. Se questo video ti è piaciuto, regalaci un like. Grazie e tanta luce. Felice settimana.